Io ringrazio veramente per l'accoglienza, perché è una cosa bellissima in questa giornata, l'accoglienza che ho ricevuto sia dal Vescovo, eccellente Vescovo, che da Sindaco, da tutte le super autorità, e penso che questa sia la prima pietra. La prima pietra è ovviamente quando c'è l'accoglienza, su questo si può costruire molto. Penso che la cultura è l'elemento che può unire effettivamente la storia di Oria con la storia della comunità ebraica, perché c'è una cosa che caratterizza un po' tutta la tradizione ebraica, è proprio il fatto di non dimenticare mai la propria storia. Quindi siamo molto legati a Oria, a tutta la Puglia in generale, ma a Oria in particolare, per quello che rappresenta nella storia ebraica. E compito nostro è cercare un pochino di recuperare, di inverdire e di far conoscere meglio. Perché molti non conoscono, molti ebrei nel mondo, non conoscono questa storia. Dico, io personalmente, lo dicevo prima, che ho studiato, quando studiavo al Collegio Rabbinico, dove ho studiato, eccetera, venne a sapere che c'era un mio compagno di studi che stava studiando e traducendo, commentando la Megillat Hamasit. Ma l'ho saputo molti anni dopo, per quanto il detto famoso, quel che da Bari uscirà la Torah, la parola del Signore da Sion, da Otran, perché è molto antica, ne parla la Venuta nell'undicesimo secolo, quindi insomma è una storia importante, non c'è dubbio, è una storia importante, e penso che qui la collaborazione di tutti possa essere molto utile, molto fruttifera, perché non è un lavoro che si può fare da soli. Cioè, come già dicevo, Bezalat Hashem, con l'aiuto del Signore, in agosto spero veramente di venire insieme a un gruppo di ebrei americani e israeliani che vengono qui, avevano il programma di andare a Trani, io li porterò a Oria. Prima Oria, faremo scendere a Brindisi, a Oria e poi se mai a Trani. Mi pare che sia importantissimo questo fatto. E dovremmo cercare di organizzare delle cose insieme, farle conoscere. Una delle cose che vi prometto di fare è di parlare con Sorgente di Vita, che è la trasmissione di cultura ebraica dell'Unione delle Comunità, perché vengano qui e facciano anche una ricognizione proprio sul sito perché abbiamo visitato stamattina. E sono certo che saranno molto interessati e entusiasti di fare questa ricognizione. E questo sarà anche un modo un pochino per far conoscere meglio, sia parlo della, in modo particolare del Sorgente di Vita, ma il discorso penso possa interessare anche altri media, dalla stampa alla televisione, che secondo me hanno bisogno di essere, insomma, di essere coinvolti. Quindi, per conto mio e anche con l'aiuto di Corrado Pagliara che sta qua, cercheremo di fare tutto il possibile per rendere quanto più diffusa possibile la storia di Oria. Questo sì, quindi questo è un nostro impegno. È la prima volta che vengo a Oria, ma non è l'ultima. C'è chi ha la conferenza.